Ma credo che siano richieste legittime. È impensabile continuare a lavorare in un paese dove altri decidono in casa d'altri quello che bisogna fare. Io credo che oggi chi ha un'attività agricola credo che sia più ambientalista degli ambientalisti, che sia più animalista degli animalisti, perché a questi animali dà da mangiare e che però ha delle esigenze imprenditoriali ben definite, che sono quelle di un bilancio di fine anno. Quindi continuare a subire dei danni a causa di leggi nazionali che forzatamente obbligano le regioni, obbligano i territori a non attuare delle norme di buon senso, non ha proprio più senso. Sentirò i colleghi di giunta a dare attuazione a questo piano straordinario anche di abbattimenti. La novità quest'anno è che si può procedere con l'autoconsumo degli animali abbattuti e questo credo che incrementerà il numero dei capi abbattuti rispetto all'anno scorso. Chiedono l'opportunità, la possibilità di poter abbattere i cinghiali, magari di partecipare a dei piani dove gli esami abilitatori per quanto riguarda la caccia di sele controllo che la regione fa sul proprio territorio 2 o 3 volte all'anno, magari prevedere un numero anche per le associazioni agricole in percentuale ovviamente. E questo andrebbe ad incrementare anche quella parte di coadiutori o comunque di soggetti che possono intervenire in battute straordinarie in determinati ambiti.